Che abbiamo fatto ieri, di cui ti racconto qualcosa. Allora, ieri noi abbiamo avuto con tre ragazzi presenti qui in classe, sì, abbiamo avuto la possibilità di intervistare la pastora Maria Bonafede, che è la pastora di Torino, è la presidente della comunità del Valdese, appunto, italiana. E allora lei abbiamo chiesto l'origine della festa della tolleranza il 17 di febbraio e poi naturalmente continuando nell'intervista le abbiamo chiesto qual è il ruolo della donna nella Chiesa Valdese e le aperture che la Chiesa Valdese ha in questo momento, cioè da sempre nei confronti di tutte, no, chiamarle minoranze forse non è così, però nei confronti di tutti gli altri, e quindi lei ha parlato molto della comunità LGBT. Forti di questo siamo andati a incontrare il vescovo di Pinerolo, che tra l'altro è anche un mio ex compagno di scuola, e Don Derio Olivero. Anche con lui siamo stati abbastanza cattivi a chiedere se in questo momento la Chiesa è una Chiesa che sta unendo oppure sta dividendo. Sì. E poi abbiamo fatto anche a lui le stesse domande: che cosa vuol dire tolleranza e quali sono le aperture. E lui in realtà si è sbilanciato parlando di sacerdozio al femminile e parlando di inclusione. Allora, a questo punto nel nostro cammino spunta Diego Passoni. Spunta Diego Passoni perché, vabbè, personaggio che io personalmente seguo da tanti anni. E poi durante l'estate la mia collega Francesca, che è anche collegata, mi dice: ma tu perché non hai ancora utilizzato a scuola il libro Siamo tutti sulla stessa arca? Prendo questo libro e naturalmente mi innamoro del tuo stile di scrittura. E incomincio a scriverti, a fare lo stalker, finché tu non metti un like, vuol dire che quindi avevi iniziato a leggere anche i miei post. E poi, durante il periodo in cui ho avuto il Covid, allora lì lo stalker è diventato a tempo pieno e allora è venuta fuori questa idea. Che cosa vogliamo fare con te? Vogliamo chiedere, intanto, vogliamo chiederti qual è il tuo concetto di tolleranza. Sì, scusa, mi sgridano gli studenti. Allora, adesso sono dalla parte giusta, quindi ripeto, e allora chiedo a Diego Passoni qual è il suo concetto di tolleranza. Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, a tutte. Sono molto felice di essere qua, grandi ragazzi, bello vedere una classe, sono tanti anni che non frequento la scuola, vedere una classe, bravi, bravi, brave, siete i miei eroi e le mie eroine. Allora, vado dritto alla risposta. Il mio concetto di tolleranza è che io detesto la parola tolleranza, sono molto sincero. È un concetto che era importante emergesse a un certo punto perché è nato in un contesto in cui non c'era nessuna possibilità che realtà diverse, persone diverse, origini diverse, classi sociali diverse potessero parlarsi allo stesso livello. Eppure stavano insieme e quindi era necessario pa cominciare a parlare del fatto che essendo tutti nello stesso posto fosse folle precludere questo dialogo, tra l'altro alla pari. E quindi si è cominciato a parlare di tolleranza. Io penso che siamo abbastanza mature e maturi per capire che tollerare non è abbastanza. Cioè, uno ha mal di denti, inizia ad avere male a un dente, un po' lo tollera e poi a un certo punto prende un antidolorifico. Questo è il concetto a cui applico, cioè questo è il concetto del significato di tolleranza, di tollerare. Tollerare è un fastidio. Quello che tolleri. Tolleri il rumore del vicino di casa che sta provando a suonare la batteria alle 2 di pomeriggio del sabato quando tu volevi fare la pennichella. Puoi decidere di tollerarlo o no, ma è un fastidio. È un po', non vorrei confondere i ragazzi, però
Questo io sono confuso nella testa. È un po' come la questione delle quote rosa, cioè è un passaggio, il concetto è interessante, ma non possiamo fermarci lì. Cioè, è la stessa cosa, non possiamo pensare che sia sufficiente mettere lo stesso numero di maschi e femmine in un posto perché ci sia parità. Non è così. Scusa, colpa mia, perché sentivano devo. E la stessa cosa vale per la tolleranza rispetto al resto, cioè ci sono dei momenti in cui tra persone ci si tollera e non ci si tollera ed è una cosa. L'inclusione è fondamentale ed è, secondo me, non è più un diritto, cioè è un dovere, senza il quale la società si autosabota o sabota e si condanna a una deriva malsana. Non c'è buonismo nel concetto di inclusione. C'è l'esperienza, la prova provata di tutti i tentativi di società che sono stati messi in atto fino adesso, che non includere significa condannarsi a una deriva che non è mai sfociata in niente di buono. Nei migliori dei casi, nei peggiori è sfociata nelle guerre. In realtà noi utilizziamo il termine tolleranza proprio perché è il del 17 febbraio e quindi utilizziamo il termine che utilizzano i valdesi o quello che ha utilizzato Carlo Alberto. Ma siamo, sì, giustamente 1848 quindi. Questo, no, questo lo dico perché è necessario impossessarsi dei concetti, ma noi siamo già figli dei figli dei figli di quella generazione. Non è che se nell'Ottocento hanno inventato un modo, hanno inventato la lampadina nell'Ottocento, ma nel frattempo le abbiamo ammodernate le lampadine abbiamo i LED. Perché con i concetti sociali dobbiamo accontentarci ancora delle lampadine di Edison? E non possiamo avere una versione LED di un concetto bellissimo, ma del 1800, tolleranza. Ora possiamo. Era questa la mia proposta, eh. No, no, è perfetto questo. Allora, il passaggio successivo è, ma nella tua vita qualche volta ti sei sentito solo tollerato? Allora, dicevo prima, io sono una persona tra l'altro con poca pazienza, con un brutto carattere, quindi sono uno che mal tollera un sacco di situazioni. Mi sono sentito certo, anche solo tollerato, e va bene, nel senso che non posso obbligare le persone ad amarmi, ma perché mai? O a piacere a tutti, ma perché mai? Ma chi l'ha detto? Ma viva Dio, non piaccio a tutti, non dobbiamo piacere a tutti. Però la tolleranza, sentirsi tollerato è il minimo, cioè rispetto alle mie scelte di vita o a chi sono senza averlo scelto. Rispetto a ciò che faccio, pretendo che se anche tu, conosciuto o sconosciuto, la pensi totalmente in maniera diversa, pretendo che tu esprima la tolleranza, cioè che senza che ci sia stata una richiesta da parte di nessuno, tu taccia la tua opinione e soprattutto non ostacoli in nessun modo e non giudichi in nessun modo che io possa percepire il mio esistere, le mie scelte, le mie non scelte, perché non ne hai la facoltà, secondo me. Quindi non permetto a qualcuno di andare al di là. Cioè, la tolleranza è il minimo, secondo me. Che dobbiamo pretendere però, sotto il quale non dobbiamo andare. Cioè, per quanto tu possa pensare il peggio di me, di quello che sono, del posto da cui provengo, dell'etnia a cui appartengo, tutti i pregiudizi che vuoi, che siano per esperienze personali, che siano ingiustificati, non mi interessa, ma io pretendo il minimo sindacale che è la tolleranza. Cioè, dovremmo essere intolleranti solo verso chi
rompe il patto sociale. Di che cosa parlo? Delle cose che sono indispensabili perché una cittadinanza viva serena. Io mi domando perché c'è così tanta elasticità rispetto a chi evade le tasse, per esempio, togliendo allo Stato e quindi a tutti noi del denaro fondamentale che serve per pagare le scuole, pagare gli ospedali, pagare gli stipendi di chi lavora nel pubblico. Lì c'è una certa elasticità. La politica si interessa poco perché quando invece ci sono cose più semplici, più calde, più di pancia, più emotive, spesso vengono cavalcati motivi di intolleranza rispetto a cose sulle quali io pretendo invece il minimo sindacale, cioè si convive. Allora, ancora un'altra domanda. Diego Passoni, scrittore. Diego Passoni, scrittore, in modo particolare, ha riscritto, facendo l'esegesi delle parole in ebraico, di Genesi Esodo. E quindi quel Diego Passoni. Poi il Diego Passoni di Pinocchio, il Diego Passoni di Sanremo, il Diego Passoni di Talk Show. Chi sei realmente? Domanda. Tra l'altro, ho detto dei libri che detti così, giustamente, e io avessi l'età di chi mi ascolta, direi: minchia, che palle! Scusate, potrei dire minchia. Cioè, nel Beh, non senso, però, importa, di sì, quello anche la che parolaccia mi da Dio. occupo di no. Sono una persona curiosa e che sono una persona curiosa. Basta, direi che sono con questo. Sono un uomo curioso e la curiosità mi muove come una scimmietta nella mia testa, va dove vuole e io la seguo, non posso fare a meno di seguire la mia curiosità. Quindi è semplicemente questo. Mi interessano i fenomeni nuovi, mi interessa l'estetica nuova, il modo di essere, il modo di vivere, anche se mi sembra orrendo perché non corrisponde ai miei gusti, mi appassiona, mi interessa sapere perché. Cioè, mi interessa capire perché i cantanti nuovi, giovani, cantano tutti in corsivo, che non si capisce niente, cantano tutti un po' così, che sembrano Patti Pravo, che è una cantante che ha quasi 80 anni, che canta anche lei, tutta così. Cioè, mi interessano i fenomeni della vita, mi interessa la vita. Quindi, non so, sarei curioso se potessi andrei a chiedere a ciascuno di voi, andrei sul vostro smartphone a vedere qual è la vostra playlist su Spotify, se ce l'avete, cosa ascoltate di più. Cioè, sono curioso, perché la mia vita non mi basta, quindi probabilmente quello. Mi interessa molto di più Ho visto che qualche ragazzo ha provato ad aprire la playlist. Proviamo a chiedere che cosa sta ascoltando. Mi hai sentito? sì. Allora, proviamo, vediamo. Lorenzo, vieni qui. Allora, ti presento Lorenzo, non so se riesci a vederlo. Certo. Piacere. Bella Lorenzo. Devo leggere le canzoni Sì, che... qualcuno. Ok, l'amore segue i passi di un cane vagabondo dell'Officina della Camomilla. Non so se... Poi... Sì. Aeroplani di Generic Animal. Non la conosco. Conchiglie di Andrea Laszlo De Simone. Vabbè, ma tu sei un esistenzialista. Eh sì, questa playlist è particolarmente poco felice, però... Dipende dai momenti. Può... Quanti 18. anni hai? 18. Diciamo, No, vabbè, ci sono anche cose più felici, direi. ma va Devo... bene, No? cioè, la musica è fatta anche per cavalcare dei momenti di tristezza infinita e di paturnia. Certo. Posso farle anche una domanda? Volevo chiederle quanto pensa sia inclusivo il mondo della televisione e quanto... Cioè, io sento tanto che il fatto che i giovani nel mondo della televisione o comunque della radio siano un po' sempre più lontani. Pensa che il fatto che a volte sia o poco inclusivo o comunque sia tematiche lontane da noi possa influire? In realtà è una domanda che, cioè, dovrei fare io a voi. Io non ho ancora capito se la vostra generazione la TV la guarda o no. Secondo me,
Allora, secondo me è un po' una ragione dovuta ai dispositivi, cioè ai miei tempi c'era la televisione, ai miei tempi sembra l'Ottocento, ai miei tempi c'era la televisione, c'era la radio, insomma, però c'era quello, oggi ci sono questi supporti per cui c'è YouTube, c'è Spotify, c'è TikTok, quindi un po' è quello secondo me. Sulle tematiche no, le tematiche secondo me hanno sempre riguardato tutte e tutti, la TV inclusiva no, non lo è. Non lo è perché è specchio della società e quindi non è inclusiva e spesso lo è solo per poter avere delle tacche, rispetto alle tematiche e quindi mettere lì qualcuno, che rappresenti il fatto che lo si è, ma poi, non lo è molto, secondo me. Bene, allora intanto io voglio chiedere se qualcun altro, anche dell'altra classe che è collegata, vuole fare delle domande. Francesca, Silvana, se ci siete, altrimenti continuiamo ancora noi un attimo. Nel frattempo, Diego, ti chiedo questo, che sembra un po' farmi i fatti tuoi, però come hai festeggiato la giornata di ieri? Perché magari apre un Ah, altro capitolo. allora, mio marito, dico marito perché per noi è uguale, in realtà si dice compagno civile, cioè unito civilmente, una porcata. Vabbè, comunque mio marito è andato via per lavoro ieri mattina, quindi ieri sera sono andato a un compleanno di cui mi ero dimenticato. Io detesto tutte le feste comandate, detesto che ci sia un calendario che decide per me quando è il momento di essere felice, quando è il momento di essere triste, quando è il momento di festeggiare, quando è il momento di comprare un regalo alla persona che amo. Questa roba qua la detestavo alla vostra età, col tempo alcune cose cambiano, alcune no. La detesto ancora di più se posso. Quindi felicemente ho festeggiato così. Non sono neanche una persona molto molto romantica, cioè in certi momenti poi sì, e ascolto, in certi momenti ho ascoltato anche io delle canzoni di Presomalismo, però ecco, non, così, l'ho festeggiata come se fosse un giorno qualunque. Bene, anch'io. Sono sposato da 30 anni e ho festeggiato in questo modo. Allora, torniamo un attimo indietro al Festival di Sanremo, perché ne abbiamo parlato con gli allievi in classe. Ti chiedo due giudizi. Un giudizio è su Achille Lauro che si autobattezza e il secondo giudizio è su Drusilla Foer. Io ho fatto ascoltare in classe durante l'ora di religione il suo intervento ed è stato molto bello anche sentire l'eco all'interno della classe. Allora, su Achille Lauro, che conosco tra l'altro, Lauro ha fatto il suo, fa quello. Secondo me, ci sono stati anni in cui era veramente una cosa trasgressiva, un po' che rompeva gli schemi. Adesso quasi te lo aspetti un po', cioè sai che farà o si vestirà o farà. Quindi, non ho trovato niente di blasfemo in quel battesimo finto, cioè. Nel momento in cui una pratica spirituale diventa religione, cioè diventa ufficiale, si autoimpone in qualche modo, anche solo a livello culturale, perché nessuno è obbligato, però è una cosa che diventa di tutti. Quando una cosa diventa di tutti, ognuno ne fa un po' quel che vuole. Cioè, se lo Stato manda a casa dei volantini informativi su una roba di carta, non è che poi puoi impedire a chi riceve il volantino di farci una barchetta, di dargli fuoco o invece di conservarla in una cornice. Cioè ognuno ne fa, adesso te la dico un po' grossa, ma è un po' così. Cioè non c'è niente di male in quella roba lì. Perché mondo e mondo poi si è sempre, si sono usati i simboli di una religione per giocare sul. Per giocare sul rompere gli schemi, perché le religioni sono fatte per spiegare a tutti come sono le cose in un modo solo. Cioè, la religione di solito ti dice: si fa così perché, questo è così perché, questo è così perché, questo è così perché. Quindi, già di per sé, questa comunicazione
che non prevede tanto che uno alzi la mano e dica scusi, ma non ho capito bene, non sono d'accordo, non potrebbe essere colà, cioè il catechismo non è aperto, io parlo della Chiesa, in questo caso della Chiesa Cattolica, il catechismo e la Chiesa Cattolica sono risposte a nessuna domanda peraltro, cioè uno lo legge, è come se dicesse le cose stanno così per noi, quindi nel momento in cui diventa ufficiale, tra virgolette, una cosa di Stato, una cosa che comunque vuoi o non vuoi, fa parte di noi, perché anche se uno non è di una famiglia che è praticante, anche se non è praticante, anche se non va all'oratorio, che cos'è un battesimo, che cos'è il matrimonio in chiesa in Italia lo sappiamo. Quindi ci sta quella roba lì. Credo che tra l'altro rispetto alla questione, dal punto di vista proprio strettamente di significati, non. La cosa blasfema sia sempre usare il nome di Dio per fare cose contro gli esseri umani. Quella è la più grande bestemmia. Credo anche che Dio, in cui io credo, intendesse questo quando diceva non nominare il nome di Dio in vano, cioè non fare delle porcate contro gli altri tuoi simili dicendo che l'ho voluto io. Questa è la più grande bestemmia, secondo me. Su Drusilla c'è un grosso problema. Allora, ragazzi, chi ha capito? Di voi, per l'alzata di mano, vi vedo. Chi ha capito che Drusilla, cioè chi secondo voi ha capito, cioè, aspetta, rifaccio. Secondo voi Drusilla è una persona trans? Uno, due, tre, ok. Grazie. Non lo è. E non è colpa vostra se non l'avete capito. Drusilla è una grande confusione. Drusilla è, immaginate, che classi sono, che classi siete? Allora c'è una quinta liceo classico del quinto anno e sono i ragazzi più grandi e una terza liceo delle scienze applicate. No, scusa, una quarta. State studiando Dante, quindi sapete chi è Virgilio, perché in quinta poi arriva Beatrice, facciamo Virgilio. Immaginate che Amadeus dica: ho invitato sul palco a condurre Virgilio. Quindi arriva uno vestito da Virgilio che parla in, che ne so, in versi, usa un po' di latino, o conduce il latino. Virgilio, ma è evidente, non essendo Virgilio tra noi, che se inviti Virgilio stai invitando qualcuno che interpreta Virgilio. Drusilla è un personaggio inventato, come lo è la locandiera, come lo è Arlecchino, come lo è Amleto, come lo è Harry Potter. Harry Potter non esiste. Se io dico adesso intervistiamo Harry Potter e parlo con Harry Potter, evidentemente o sto parlando con l'attore, come si chiamava? Ratcliffe. Che ha fatto Harry Potter o qualcuno che sta facendo, insomma, Drusilla è un personaggio che un attore che si chiama Gianluca Gori si è inventato, come lo è la signora Coriandoli che adesso c'è in giro, come posso dire? Sì, che si è inventato per fare degli spettacoli. Si è inventato una signora anziana che ha vissuto una vita rock and roll, che è stata sposata con un miliardario, che ha vissuto a New York, ma poi a Londra, aveva un negozio di vestiti vintage e poi ha conosciuto un sacco di personaggi della letteratura, della cultura, del mondo del pop. E ha cominciato a interpretare questo personaggio prima un po' su internet, un po' nelle serate a teatro. E quindi con la scusa di raccontare il passato di questo personaggio, cantava, ballava un po', perché questo Gianluca Gori, che è un attore un po' multiforme, che sa usare tante forme dell'arte, sa fare tante cose. Quindi, non so, ha raccontato di quella volta che andava a cena con Charlie Chaplin, noto attore, vabbè, insomma, il cinema muto. Non è possibile anagraficamente, perché questa Drusilla dovrebbe avere, non so, 100 anni. Il problema qual è? Che nessuno l'ha capito, tant'è che era andata verissimo sabato domenica e parlava di Charlie Chaplin e tipo la conduttrice si è commossa. Ora qualcuno si occupi di spiegare alla conduttrice
che è un personaggio di finzione. Quindi qual è il problema di questa cosa? Che si è creato un polverone sui diritti, una persona trans, un uomo vestito da donna. Voi capite quanto ci prendono per i fondelli, sicuri di una cosa, cioè di che cosa? Che quei temi sono temi che servono solo a fare campagna elettorale, clickbait, quindi a fare più click sui siti, a farci fare delle scaramucce continue sul niente, perché di fondo che cos'è che è stata messa in scena a Sanremo? Il teatro, la letteratura, cioè il racconto, il liceo classico, capirete bene quanto è importante il racconto. Che cos'è il racconto? Il racconto è quella cosa attraverso cui si fa un viaggio in una cosa molto probabilmente non reale. Quindi si fa un viaggio nelle mille e una notte, si fa un viaggio di discesa agli inferi, che poi diventa il purgatorio e il paradiso, si fa un viaggio, non lo so, attraverso il mare Egeo durante la guerra di Troia. Non è importante che sia reale, ma si fa un viaggio dentro di noi. E quindi sì, la paura, la lotta, la battaglia, gli amici, i tradimenti, la nostalgia, il dolore, la fame, la sete, la morte. Si fa un viaggio nel vero. La differenza tra il reale e ciò che è reale e ciò che è vero. Solo che ciò che è vero per tutti, per questo la letteratura vera, bella, è senza tempo, no? Per cui anche se è una storia ambientata 200 anni fa, quindi avevano i costumi diversi, i modi di fare diversi, non c'era la televisione, però andavano con le carrozze, quello che è dentro all'animo di quelle persone che è raccontato è sempre vero, no? E questo è il vero. Il reale è quello che c'è. Drusilla è un personaggio non reale. Quindi, se la conduttrice si commuove, si sono messi d'accordo, oppure si sta commuovendo come si va a teatro e quando Giulietta muore piangi, quando Romeo muore piangi, poi dopo scopri che insomma, perché è bello, se è fatto bene, invece, se un film lo guardi ti fa commuovere, non è che pensi che sia tutto vero, no? Ma devi saperlo, quindi stai facendo un viaggio nel tuo vero, ma non nel reale. Oggi è tutto un po' confuso, quindi la gente pensa che Drusilla Foer che a Verissimo piangesse davvero perché parlava di suo marito che è morto molti anni fa. Invece era un attore che stava impersonando una storia raccontata molto bene. Io quando ho parlato di Drusilla Foer, in realtà ho presentato agli studenti il film Tuzzi, perché mi sembrava che fosse il personaggio più vicino, nel senso che anche Tuzzi è un'invenzione, è il personaggio che dà la notorietà comunque a un bravissimo attore che probabilmente senza quel vestito non avrebbe avuto lo spazio che meritava. Questo può essere, il problema è perché è stato scelto, perché anche Checco Zalone, voi dovete sapere una cosa, Checco Zalone non è il suo vero nome, lui si chiama, questo Luca non è il suo Medici. nome Si reale, non me lo ricordo mai, anche lui è un chiama personaggio, Luca Medici. come? Luca Medici. Checco Zalone non esiste, è lo pseudonimo Luca Pasquale Medici, che è un attore, un comico, che si è presentato dicendo: "Ciao a tutti, mi chiamo Checco Zalone", e faceva il ragazzo del sud con tutte quelle cose lì, no? Un po' grezzo, un po' sboccato, un po' ignorante, però fiero di esserlo. Italiano medio, un tipo di italiano medio, prendendolo in giro. Solo che molti italiani medi non l'hanno capito e pensano che Checco Zalone sia lui. E sono molto, cioè, continuano a essere fieri. Oggi è interessante questo dibattito perché c'è un problema oggi degli adulti di, secondo me, grave digiuno letterario. Cioè, siamo talmente a digiuno di letteratura che non capiamo più niente. Non so se mi spiego. È come se domani uno leggesse ad alta voce l'Odissea e un altro dicesse, vede l'altro che prepara una valigia, dove vai? Vado a combattere, dove? A Troia. Ma no, no.
perché non è una storia di oggi e forse non è mai esistita. Non so se mi spiego. Assolutamente sì. Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione, non abbiamo tantissimo tempo ed è un peccato perché comunque sarebbe bello continuare a parlare con te. E voglio raccontarti un evento che è successo la scorsa settimana. Un gruppo di ragazzi, noi siamo a Savigliano, in provincia di Cuneo, piccolo paesino della provincia di Cuneo, quindi la provincia bianca, oltre ad essere la provincia granda. Un gruppo di ragazzi, di cui molti sono presenti in questo momento in classe con me, hanno organizzato una serata intitolata Sex Education. E quindi grazie alla partecipazione di una sessuologa, di una psicologa, di ginecologa, cioè hanno fatto un lavoro molto molto serio, ma a moderare questa serata è stata Avantgarde, che magari conosci, ecco, perché comunque Riccardo spesso viene qui a Savigliano perché c'è una buona scuola di circo e quindi è molto conosciuto dai ragazzi del paese. I giornali hanno titolato La drag queen che insegna il sesso ai giovani. Non ha fatto assolutamente nulla se non quello di passare il microfono da una parte all'altra, per cui è interessante anche come viene veicolata l'informazione. Questo era una cosa che volevo dirti perché comunque è legato appunto agli eventi della settimana scorsa. Per arrivare alla conclusione, adesso noi abbiamo avuto la possibilità di averti in diretta, molti altri ti vedranno registrato perché poi monteremo tutto questo appunto come filmato. E quindi ti vorrei chiedere una parola per questi ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni su questo discorso. Siamo partiti chiamandolo tolleranza, siamo arrivati chiamandolo inclusione e quindi ti lasciamo ancora questo spazio. Per avere un tuo ultimo pensiero per questi ragazzi del liceo Arimondi di Savigliano. Mannaggia, ma che vi devo dire ragazzi a quest'ora? Che ore sono? Una fame avrete? Io a quest'ora alla vostra età avevo solo fame e volevo mangiare la focaccia. Non so voi. La verità purtroppo è che il mondo che vi lascia, la mia generazione, tra l'altro la mia generazione è la generazione che non ha cagato nessuno, perché io sono in mezzo tra quelli che ancora sono al potere. Io risulto un giovane, un quarantenne, e oggi risulto un giovane, nel mio lavoro soprattutto. Questo vi spiega come è stato deciso di ignorare 2 o 3 decadi totalmente. Ma vabbè. Comunque, la mia generazione non vi lascia esattamente un mondo senza problemi. La grande scommessa è entrare nel sistema e provare a scardinarlo. Per farlo bisogna avere 2 cose, secondo me, molto coraggio e preparazione. Per cui vi auguro di non smettere di avere voglia di conoscere di più. In questo senso intendo la preparazione, non la preparazione che intende oggi questo mondo che cerca di creare scuole e università fatte apposta per lavorare, che significa togliere delle teste pensanti da un sistema in cui servono teste pensanti, perché serve il disaccordo per trovare una linea vera, non bisogna essere tutti d'accordo. Quindi vi auguro di continuare a cercare il vostro percorso, di essere i più preparati possibili, perché abbiamo bisogno di gente preparata, e di trovare la vostra strada. E basta. Siate alla ricerca di voi stessi, dubitate di voi stessi continuamente, dubitate delle cose preconfezionate. Non fidatevi, fatemi le vostre risposte e ascoltate, ascoltate tutte le altre storie che non sono la vostra. Grazie, grazie davvero, grazie per questo tuo intervento. Adesso sono più rilassato, perché prima davo la scossa. E ti ringrazio a nome mio, a nome dei miei colleghi e a nome di tutti gli studenti. Chissà che magari un giorno o l'altro non riusciremo ad averti ospite qui a scuola da noi. Chissà, vediamo. Intanto grazie, in bocca al lupo a tutte e a tutti, a tutte, e basta. Vi auguro il meglio. Grazie, ciao, arrivederci.